Radicale, ci occupiamo del settore televisivo, del settore degli audiovisivi e in particolare della tutela di chi lavora in questo settore. Come molti sapranno, in questo settore molte delle attività non vengono svolte dalle stesse televisioni che si avvalgono di service di lavoratori esterni. Questo ha creato una situazione particolarmente difficile per coloro che svolgono queste azioni esterne, che provocato insomma un'iniziativa atta comunque a regolarizzare questo settore. Allora, di che cosa si tratta e che cosa pensate di poter fare attraverso una proposta di legge per regolamentare il settore? Ecco. Questo ovviamente è un'iniziativa che non vuole andare a limitare il cosiddetto citizen journalism, quindi la spontaneità e la creazione di notizie anche social, anche attraverso supporti personali e così via. Ha l'obiettivo di valorizzare, tutelare e far riconoscere il ruolo di operatore televisivo e con tutto quello che questo significa e comporta, e quindi anche la possibilità di firmare i servizi sulle reti nazionali e sulle televisioni pubbliche e private. Questo perché ovviamente utilizzare la telecamera bisogna farlo in maniera consapevole, professionale e avere la capacità e la possibilità di aggiornare sempre, seguire l'evoluzione dell'innovazione nel settore, sullo strumento e anche la capacità, perché poi ripeto, in molti casi la notizia o la testimonianza può prevalere sulla qualità della ripresa, ma normalmente io parlo delle grandi reti, dei grandi network, delle grandi, anche delle testate online, ma quelle ufficiali, è corretto che appunto si rispetti una professione che prevede una preparazione, una formazione, un aggiornamento e quindi venga anche tutelata. E noi proponiamo la registrazione di un albo presso il MISE, e peraltro che servirebbe anche per i comunicatori, quindi c'è un grande dibattito anche su questo, al di là della laurea che è stata istituita in molte università. I comunicatori sarebbero i nuovi giornalisti, possiamo utilizzare questo termine tra virgolette. Diciamo che sono i cosiddetti responsabili della comunicazione, per cui sono figure ormai censite e identificate nelle aziende, che però non hanno una loro riconoscibilità sociale, non sono riconosciuti dal Ministero come nel loro settore. E quindi si tratta di una regolamentazione. Poi, per carità, possiamo discutere se ha senso nel 2020 creare nuovi albi o nuove registrazioni, però sicuramente un riconoscimento della professionalità anche per tutelare i livelli occupazionali. E, per esempio, la RAI ha fatto adesso un concorso, una gara che manderà a casa molti lavoratori, operatori, a cui va la nostra solidarietà, e siamo anche intervenuti in vigilanza RAI con la direttrice acquisti per obiettare appunto rispetto ai parametri seguiti. Ci sono anche degli strascichi giudiziari, ma in generale questa vuole essere una proposta positiva, aperta a qualsiasi contributo di maggioranza, anche degli altri partiti di opposizione, per essere migliorata come tutte le proposte che faccio. Quante persone riguarderebbe questo albo potenzialmente? Che tipo di bacino pensate possa prevedere e che tipo di distorsioni eviterà l'albo? Diverse migliaia e a livello nazionale. Concentrati tra Roma e Milano, si può dire? Concentrate nelle grandi città sicuramente, laddove ci sono i centri di produzione. Però al di là di questo, al di là dell'identità, è proprio il riconoscimento di una professionalità. Vedete, nelle grandi produzioni, vale anche per il cinema, nelle grandi produzioni cinematografiche ci sono i nomi, titoli di coda delle troupe, dei capi responsabili di troupe, della singolo operatore, proprio perché riprendere è comunque una professione, saperlo fare, quindi fare l'inquadratura, scegliere la giusta luce, valorizzare, comunque. Poi ripeto, ci può essere anche lo spontaneismo, ma lo spontaneismo non deve essere, perché io sono anche per la libertà della rete, ma lo spontaneismo non può essere utilizzato dalle testate
online, salvo i casi di volontariato, quindi ha un altro significato, non può essere utilizzato per diciamo, creare una sorta di dumping professionale. In che misura questa vicenda tocca anche la RAI? Perché è stata fatta una gara che di fatto per i requisiti che la direzione acquisti ha stabilito di fatto va a ridurre la platea a cui si riferisce e quindi sono state ridotte anche i service che prima lavoravano e che adesso invece sono ridotti a 4-5 in tutto. Una sorta di oligopolio. Ecco, la proposta di legge conta l'appoggio di? L'abbiamo presentata oggi, quindi adesso poi la manderemo su Giocamera e a tutti i gruppi, indistintamente. Okay. Un'ultima questione, abbiamo parlato tanto di professionalità, è su tutti i giornali di oggi la vicenda della dottoressa Andreatta che lascia Rai Fiction. Molti hanno detto che Andreatta lascia Rai Fiction perché insomma c'è stata per la vicenda del tetto degli stipendi. Allora, la Rai sta perdendo tante professionalità, si sta abbassando il livello professionale della Rai a suo modo di vedere, questa vicenda è la spia di questa situazione? Bah, diciamo i motivi potrebbero essere vari. Una migliore offerta magari. Esatto, è un mondo, diciamo quella della fiction, un mondo dove comunque ci sono anche grandi produzioni, quindi poi ci sono anche le scelte personali. Il tema del tetto c'è perché se vale giustamente per i dirigenti statali, se vale per i deputati, è giusto che valga anche per i giornalisti, salvo poi alcuni escamotage per aggirare il tetto e considerarlo come cachet artistico, ma a parte queste eccezioni diciamo che insomma deve valere per tutti. Bene, io la ringrazio, grazie a Federico Mollicone col quale, di Fratelli Italia, col quale abbiamo parlato della proposta di legge che ha presentato qui a Montecitorio oggi sull'albo degli audiovisivi. Grazie.